una voce autorevole che molti di voi conosceranno, Andrea Ranieri della Direzione Nazionale del Partito Democratico. No, io vi parlo di una cosa sola, molto specifica. Vi parlerò della Liguria, di quello che è successo e di quello che può succedere. La Liguria è stata un caso in cui il partito non c'è stato, non c'è il partito. Si è andati alle primarie senza aver fatto nessuna valutazione della giunta precedente, senza dire quale coalizione avremmo promosso, eppure di cose da dire ce ne sarebbero state. L'alluvione e la non preparazione all'alluvione, l'uso dissennato del territorio che è continuato, la questione morale che ha investito pressoché tutto il Consiglio regionale, la pretesa del Presidente di prima di essere il sindaco della Liguria e quindi di forzare la Regione a un'attività gestionale minuta fuori dai suoi compiti. Bene, di tutto questo non si è discusso. Si è fatto le primarie, non come a conclusione di una discussione politica, ma le primarie al posto della politica. E quando le primarie prendono il posto di una politica che non c'è, gli elementi di personalismo, gli elementi della politica come investimento su se stessi e non su un progetto diventano assolutamente prevalenti. E per una politica che è un investimento su se stessi e non su un progetto, tutti i mezzi sono buoni per vincere. Sergio Cofferati ha cercato di portare la politica nelle primarie, la politica del territorio e la politica come scelta della coalizione. Non è un caso che una delle manifestazioni più importanti a Genova l'ha fatta a fianco di Nichi Vendola e di Pippo Civati, cioè dando chiaro l'idea che c'erano dei contenuti e c'era una coalizione da rispettare. Bene, il contrario della macchina messa in moto dall'ex presidente Burlando e da Raffaella Paita, che ha cercato i voti a destra, nell'NCD e oltre l'NCD, tra qualche fascista pentito e persino tra qualche fascista non pentito, che ha sollecitato quello che è stato definito dal sindaco di centrodestra di Albisola Superiore il voto di scambio amministrativo. Tu mi dai una cosa a me e io ti do una cosa a te. Ti ricompenso dei favori che mi hai fatto e di quelli che mi farai. Vedete, Barca ieri ci ha parlato come uno degli elementi fondamentali della rigenerazione della politica, l'appiattimento della politica sul livello istituzionale, cioè la politica come occupazione dell'istituzione, come costruzione di filiere istituzionali indipendenti dalla sua capacità di parlare al popolo e alla gente. La Liguria, oltre alla questione morale, è un caso esemplare di che cosa significa un partito che non ha più una dimensione sul territorio con la gente e che decide di affidare la sua sopravvivenza alle filiere istituzionali. Guardate bene, sono stati chiamati a votare non i cittadini che hanno votato a destra e che si sono pentiti, ma i capi bastone della vecchia destra in crisi. I rottamatori, che hanno rottamato tanta gente, non me, a me mi avevano già rottamato prima, poi mi ha riportato in direzione Pippo Civati, stanno facendo una straordinaria operazione di derottamazione dei rottami del centrodestra in crisi. È quello che rischia di essere il partito della nazione, se lo vedo come partito della regione in Liguria. Cioè un posto in cui trovano posto, cercano di trovare posto, come dire, i gregari di Scajola rimasti senza più il padrone, gli esiti della crisi evidente del centrodestra. Del resto,
hanno preso alla lettera un'affermazione di Renzi che a me ha sempre preoccupato. Ve la ricordate? Basta con la sinistra che ha la puzza sotto il naso. Ora, lì in Liguria la puzza sotto il naso è assolutamente scomparsa. I voti non puzzano. Ricordatevi che non puzzano nemmeno i soldi. E quando i voti hanno la stessa caratteristica organolettica dei soldi, cioè non puzzare, beh, non c'è da stupirsi. Se poi qualcuno scopre che la politica confina con gli affari e spesso col malaffare. Questo è quello che è successo e quello è quello che rischia di succedere. Queste cose Sergio Cofferati le ha denunciato, l'abbiamo denunciato tutti durante le primarie. Bloccate questo meccanismo che fa sì che sia la destra peggiore che sceglie il nostro candidato alle regionali. Silenzio. Io queste cose le ho puntualmente denunciate nella direzione del PD, non ho avuto risposta alcuna, se non la investitura da parte del segretario della Paita come candidato, senza nemmeno aspettare l'esito, il rapporto della commissione di garanzia, che badate bene, non poteva che dire che i voti contestati non colmavano la differenza, ma ha rivelato una, come dire, problemi gravi fino al voto di scambio in un numero di situazioni assolutamente superiori a quelle che a Napoli portarono all'abolizione delle primarie fra Cossolino e Ranieri, un altro, no, non c'entro proprio. Io ho concluso il mio intervento in direzione dicendo che a me, come a tanti compagni del PD, sarebbe stato impossibile votare per la Paita, per questioni politiche e per questioni morali. E quello che oggi stanno dicendo e scrivendo centinaia di compagni del PD, dell'ANPI, dell'associazionismo, dell'ARCI, del sindacato, della società civile. Stanno arrivando a Roma tante lettere di gente che dice: noi la Paita non possiamo votarla per ragioni politiche e per ragioni morali. Come dire, non voto la Paita, potrei e potremo non andare a votare. Non si preoccuperebbe nessuno, eh? Per quelli per cui la politica è lotta per il potere, essere eletti col 30% di astensionismo, col 70% di astensionismo, l'Emilia ce ne dimostra, non gliene frega un tubo. Allora, questo è il motivo politico per cui sconsiglierei l'astensione. Poi, ragazzi, compagni, io ho anche un motivo, come dire, personale, ma che è comune a tante persone. Mio padre è stato in galera sotto il fascismo, ha fatto il partigiano e mi ha detto che è stato comandante partigiano, è un po' una leggenda dalle mie parti mio padre, e mi ha sempre detto che il diritto di voto è stato conquistato dalla resistenza, è scritto nella Costituzione. E allora io mi trovo in questa situazione, devo scegliere fra la disciplina di partito e l'esercizio di un diritto di voto costituzionale che dentro la disciplina del partito non mi sento di svolgere. Fra le due cose scelgo la seconda. Per cui ci daremo da fare con Cofferati e con altri per costruire qualcosa per cui sia possibile andare a votare. Una cosa larga, non pensatela come l'anticipazione del nuovo partito, no, dobbiamo fare una cosa larga sul terreno della legalità, dell'etica, della democrazia, che raggruppi tutti quelli che sono stufi di questo stato di cose. Se poi servirà andare avanti su quello che altro percorso lo vedremo. Ultima cosa. Quasi tutti, quando mi incontrano da ieri l'altro, mi dicono: ma ce l'avete il candidato? Domanda importante, domanda importantissima a cui stiamo pensando. Ragazzi, io sono convinto
che dobbiamo costruire il popolo che sostiene questa cosa. Costruito il popolo, il capo verrà, non l'inverso, in cui siamo stati legati per troppo tanto tempo. Grazie.